Ciao a tutti, sono Valentina Maselli e sono l'autrice di Il Ressaggio, il libro che quest'anno è candidato come finalista al premio Lamagna Capitana ed è il motivo per il quale sono qui a parlarne con voi. Ciao a tutti e a tutte, io sono Marianna Balducci e sono l'illustratrice del Ressaggio. Pensate che proprio grazie a questa storia io e Valentina ci siamo conosciute per la prima volta e quindi è molto bello ora potervela raccontare. Di che cosa parla questa storia? Parla di un minuscolo ma molto molto saggio re che aveva cose importantissime da dire, ma che proprio a causa delle sue ridottissime dimensioni non riesce a farsi ascoltare dal proprio popolo. Il re saggio decide allora di chiedere aiuto alla grande strega del nord, che accetta di aiutarlo e accetta di farlo crescere, chiedendogli però impegno la sua enorme saggezza. Questa storia parla di accettazione e di ascolto. Non solo dobbiamo, per essere visti, trovare persone che abbiano davvero voglia di ascoltare le cose importanti che abbiamo da dire, ma dobbiamo anche noi stessi imparare ad amarci, ad accettarci esattamente per quello che siamo. Che cosa ti ha colpito di più della storia di Valentina? Una cosa che mi è piaciuta moltissimo della storia di Valentina è che sembra una storia molto classica, una di quelle che conosciamo da sempre. C'è un re, c'è una strega, c'è un incantesimo e così via. Ma la storia nasconde qualcosa di sorprendente. Della storia di Valentina mi piace molto anche il fatto che lascia tanto spazio all'immaginazione, che racconta ma non spiega. Vi siete mai chiesti infatti che cosa sono le cose molto molto sagge che questo re ha da dire al suo popolo? Il libro in effetti esplicitamente non lo dice mai. Cosa ti piace di più delle illustrazioni di Marianna? La cosa che più ho amato del lavoro di Marianna è il fatto che le sue illustrazioni non sono didascaliche, ma anzi aggiungono contenuti alla narrazione e aprono spazi immaginifici. In particolare una cosa che ho amato veramente tanto è questo personaggio, questo qui, quello della bambina, che nella storia è presente, ma è presente soltanto alla fine, mentre Marianna la inserisce fin da subito nella storia, va cercata, va trovata, ma poi fa una cosa che non vi svelo e che anzi vi invito a cercare nel testo, fa una cosa diversa da tutti gli altri personaggi. Perché dovreste leggere Il Ressaggio? Uno dei motivi per cui dovreste leggere Il Re Saggio è perché è un libro che vi permette di pensare con le mani. Perché questa storia, oltre a narrare la storia del minuscolo re, fa una cosa che a me piace da impazzire, e cioè lascia con tantissime domande e spesso le domande sono più interessanti delle risposte.